Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale per il quarto episodio della modalità carriera su FIFA 16 con la Roma a livello leggenda. Vabbè, bentornati perché dobbiamo tornare a vincere. Andiamo rapidamente a fare un riassunto di quello successo nello scorso episodio, premettendo che oggi ci concentreremo esclusivamente sulla Serie A perché, come vedete in grafica, giocheremo con Sassuolo, Samp e Carpi. Allora, nello scorso episodio, dopo aver già iniziato precedentemente il campionato vincendo 1-0 a Verona, abbiamo pareggiato con la Juventus, una partita che vi invito a vedere perché è stata veramente al cardiopalma. Dopodiché abbiamo vinto a mani basse a Frosinone per 2-0. Abbiamo purtroppo perso contro il Barcellona, era prevedibile, al Camp Nou, all'esordio in Champions League. Sconfitta però non del tutto meritata, anche quella vi consiglio di andarla a vedere. E detto questo, comincerei subito ad avanzare con il calendario perché appunto avremo l'occasione di rifarci giocando contro il Sassuolo. Rudiger aveva chiesto di giocare con il Barcellona, ma si può rispondere da solo. Di conseguenza penso che potrà però trovare spazio contro il Sassuolo. Adesso vediamo anche un po' di far riposare dei giocatori. Dzeko, per esempio, che aveva giocato sia a Frosinone che a Barcellona, non era al massimo della condizione, non ha giocato nessuno, per cui andiamo a giocare in casa allo Stadio Olimpico con il Sassuolo domenica 20 settembre ore 12:30. Non piacevolissimi ricordi per la Roma contro il Sassuolo qui allo Stadio Olimpico negli ultimi precedenti, infatti nelle due passate annate è finita in parità entrambe le volte, prima per 1-1 quando la Roma è stata raggiunta al 94esimo proprio dal gol dell'inquadrato in grafica Domenico Berardi, e poi la seconda, quella più recente della scorsa stagione, dove invece è stata la Roma a rimontare nel recupero da 2-0 a 2-2. Oggi però dobbiamo vincere perché è importante non perdere il treno delle prime che sono Inter e Juventus. Noi per il momento siamo a pari punti, però è chiaro che perdendo punti oggi in casa potremmo peggiorare non poco la nostra situazione. Detto questo, questa è la formazione che vedete in grafica con Fekir schierato ancora una volta come prima punta, Dzeko che riposa oggi penso per tutti i 90 minuti. Se le cose non dovessero andare bene, chiaramente potrà entrare a partita in corso. Questo invece è il Sassuolo con Consigli in porta, Versalico, Acerbi, Cannavaro e Peluso in difesa, Missiroli, Maher e Biondini a formare il centrocampo, Floro Flores, De Frel e Berardi a formare invece il tridente offensivo. È tutto pronto, inquadratura per Berardi, sta per iniziare Roma-Sassuolo. A lanciare lungo De Frel, prima di lui Rudiger. Allora Thiam, buono lo stop del francese. Palla per il capitano che cerca di mandare qualcuno. È Falche. E allora buona la palla del numero 10 per Falche che rientra. Grande giocata. Jacopo Falche dentro per Totti. Eccolo qui. Il gol del capitano. 300 in Serie A. E Roma in vantaggio al decimo minuto allo Stadio Olimpico. Proprio sotto la Sud. È festa completa per il vantaggio. Addirittura Rudiger che va ad abbracciare Francesco Totti. È stato proprio lui ad avviare l'azione per Iago Falque. Magia dello spagnolo che non poteva che riservire il capitano. Facile facile per lui. Roma 1, Sassuolo 0. Iago Falque che va a dar fastidio. Recupera Falque. Dentro ancora per il capitano. Totti sul sinistro. Prova a calciare. No, perché non riesce a trovare lo spazio. Insiste però la Roma con De Rossi. Prova lui. Palla che torna a Totti. Non riesce a tirare però il capitano neanche in questa circostanza. Totti che dopo il gol è semplicemente rinato. È ancora lui dopo la palla recuperata da Florenzi. Ora Iago Falque cerca il doppio passo. Magia di Falque che stavolta ha provato a calciare. Nulla di fatto. Poi Versalico si complica la vita. Calcio d'angolo per la Roma. Sassuolo che non ci capisce più nulla. Pjanic. Occhio che detta il passaggio il capitano. Soprattutto Iago Falque. Il pallone è per quest'ultimo. C'è Totti sempre dentro. La scava Falque. Palla che passa. Totti consigli. Consigli. Potevano essere 301. Consigli completamente a istinto. Pallone ora verso Rudiger. Grandissimo stacco del tedesco, ma pallone che non entra. Rivediamo però perché merita questo colpo di testa. È uscito veramente di un nulla. Esce la leggenda e bandiera del presente. Entra quella che potrebbe essere leggenda e bandiera del futuro. Martin Odegaard esordio allo Stadio Olimpico per lui, che tra l'altro entra nella sua posizione naturale, ovvero il trequartista, prende il posto proprio di Totti. Lui che aveva appunto esordito a Frosinone, giocando però esterno alto a destra. Vediamo se in questa ripresa ci offrirà spettacolo come al Matusa. Sassuolo che però rimane in possesso con Versalico. Pjanic in tackle e riesce anche a ottenere la rimessa dal fondo. Applausi dell'Olimpico, strameritato via il bosniaco. Occhio al giropalla del Sassuolo, che può essere comunque pericoloso. Perché, come detto nel primo tempo, non sono il Barcellona, infatti la perdono. Fekir, Fekir, Fekir. La mette Iago! Falche per il 2-0, bravissimo Fekir che è andato a pressare
e ha fornito un assist al bacio per lo spagnolo. Roma 2 Sassuolo 0, contentissimo per Nabil che, come detto all'inizio, non sta attraversando un bel periodo, era partito bene, dopo il gol sbagliato con la Juve si è un po', è un po' calato il suo rendimento. Questo è un assist che pesa però, perché la Roma all'ora di gioco chiude forse la partita e adesso si può veramente stare più tranquilli. Roma che adesso gioca la grande con Odegaard dentro per Iago Falche. Si propone ancora Odegaard, palla per lui, Odegaard si appoggia anche a Pjanic, arriva dentro Odegaard, palla per lui, Odegaard col mancino, ancora Odegaard, consigli. Manca un quarto d'ora, sul 2-0 c'è l'esordio assoluto anche per Szczęsny che entra al posto di Nabil Fekir. Dunque 4-3 con il falso 9 che sarà Iago Falche, Odegaard largo a destra e Szczęsny a sinistra. Palla che si alza a campanile, Pjanic riesce a metterla giù Thiam, Pjanic, Roma che esce alla grande. Occhio a Mire, dentro per Odegaard, in posizione regolare, è partito Odegaard, poi con la suola va via, però ad inserirsi, è passato Odegaard, magia in aria, Odegaard, fino in fondo, non ci credo, aveva fatto una magia Odegaard, si sarebbe strameritato il gol, proprio nel giorno dei 300 in Serie A del capitano, sarebbe stato il modo migliore per presentarsi. Manolas lascia lì il pallone terra nuova in verticale, per Floccari, brutto regalo qui di Manolas, palla in mezzo. E arriva il gol del Sassuolo. 2-1. Sassuolo che accorcia le distanze, avrei preferito tenere la porta inviolata, specialmente se poi il gol arriva in queste circostanze al 90esimo dopo una palla persa in maniera sciocchissima da Manolas. Finisce però la partita con la Roma che batte il Sassuolo 2-1, si torna alla vittoria, purtroppo non si tiene la porta inviolata per la seconda volta di fila dopo la partita a Frosinone nella quale avevamo vinto per 2-0. Questi comunque sono i gol. Prima Totti sull'assist di Iago Falche. Falche è probabilmente uno dei migliori con un gol e un assist. Poi appunto il suo raddoppio grazie all'assist di Fekir. Gol inutile quello di Floccari, da segnalare comunque una buona prova della Roma. Buonissima prova della Roma. Tra l'altro c'è stato anche l'esordio di Odegaard allo Stadio Olimpico. Odegaard che è andato vicinissimo al gol. Roma che lascia molto soddisfatto il tecnico per il momento. Sulla carta dobbiamo vincere anche a Genova, però a Genova già sarà più difficile, non battere il Sassuolo sarebbe stato un problema, quindi Roma che sale a 10 punti in classifica, vediamo com'è la classifica adesso, hanno giocato veramente tutte quindi è impossibile giudicare, direi di giocare con la Samp visto che tra l'altro è un posticipo quello di giovedì 24 settembre e poi tirare un po' di somme. Questa comunque ragazzi è la squadra con cui giocheremo contro la Samp, è una squadra che comunque non è molto rimaneggiata, perché anche i non titolari possono benissimo essere titolari, l'ha dimostrato Torosidis al Camp Nou giocandosi la partita con Messi da 10 e lode. Difesa rimaneggiata a metà perché ci sono Wallace e Maguire, al centrocampo Strootman, Venkere, Nainggolan, Salah, Dzeko e Iturbe a formare il tridente. Andiamo a giocare e andiamo a vincere. Tutto pronto per l'inizio della gara, si gioca sotto il diluvio universale del Ferraris, in orizzontale per Moisander. Occhio che Nainggolan può rubar palla, è andato veramente vicinissimo a farlo. Intanto la Samp in avanti con Soriano che lascia Lazaros col mancino, ha provato Christodoulopoulos, c'è Szczęsny, brutto controllo di Salah, palla dentro, occhio alla Samp con Eder sul fondo, sta sbagliando molto la Roma, trolla ancora male Salah, sta sbagliando molto Mohamed, occhio a Eder, fuori per Barreto, ancora Eder, lascia il pallone a Carbonero, quindi Regini, buono il cross sul secondo palo, Torosidis si rifugia in calcio d'angolo, stava arrivando da dietro Christodoulopoulos, ha fatto benissimo Toro. E quindi Samp che vuole ripartire, prova con Rodriguez, che serve Barreto, c'è una prateria anche per Soriano, deve uscire Szczęsny, Soriano lo punta, calcia in porta! E porta in vantaggio la Samp, proprio al 45esimo Soriano fa 1-0 in favore dei blu cerchiati. Contropiede però lasciato con troppa facilità, Roma che senza un valido motivo era scoperta. Soriano molto preciso davanti al portiere, non ha sbagliato, così disse. C'è in mezzo al campo Nainggolan. Pallone proprio per il ninja, il controllo non è un granché, la gira però bene per Wallace, si muove Salah, palla per lui, Salah mette giù il pallone, arriva sul fondo, Salah mette dentro, pallone basso, forse non la soluzione migliore visto che Dzeko è famoso proprio per i suoi colpi di testa, poi Nainggolan col tunnel, calcia in porta, Nainggolan, golasso del ninja e 1-1 al Marassi,
Gran gol di Nainggolan, che prima è andato via con un tunnel che doveva essere uno stop. Rivediamo. Controllo a seguire che gli consente di smarcarsi, ma grande giocata anche quella di Wallace. Poi calcia benissimo, non granché l'intervento di Diano, che sicuramente non si aspettava il destro del belga. E quindi 1-1 al 45esimo. Roma che ha attaccato pochissimo nella prima parte di gara, ma comunque è riuscito a segnare con un guizzo di Nainggolan allo scadere. Poi Wenger ha capito tutto, cerca e trova Salah, che può avanzare. Salah, la corsa del giocatore egiziano che tiene questo pallone. Poi con il tacco per Castan, che addirittura è in proiezione offensiva. Torosidis deve pensare al cross, lo effettua verso i Turbe! Non ci credo! Pallone che stava entrando non so come, ma l'ha tenuta Viviano. Continua la maledizione anche su FIFA. Poi Wenger può provare a piazzare, mano clamorosa di Lazaros, che tra l'altro era anche ammonito, non ravvisato dal direttore di gara. Allora Samp che riparte, partita che si accende, 1-1 all'ottavo del secondo tempo. Eder vuole partire su Maguire, poi dentro per Barreto. Szczęsny in calcio d'angolo. Stiamo assistendo a un grande match. Prima Soriano, Cassano, la gira bene per Eder, a vuoto Maguire, Eder contro Szczęsny, Eder sul fondo, incredibile. Incredibile, ha dato per un attimo l'illusione ottica del gol, che sembrava simile a quello di Soriano, perché anche in quel caso il pallone era molto angolato, ma è entrato in porta. Questo no, per nostra fortuna. Ed è l'ultimo atto di questa grande partita, una delle più divertenti del campionato fino a questo momento. È il secondo pareggio della Roma in 5 partite, 3 vittorie e 2 pareggi. Sono 11 punti in classifica. Andremo proprio adesso a vedere la classifica e a vedere come siamo messi. Roma che comunque non è messa per niente male, perché siamo terzi in classifica, diciamo secondi a pari merito con il Bologna, che però ha una miglior differenza, anzi no, anche come differenza reti siamo messi nello stesso modo. Semplicemente il Bologna, per ordine alfabetico a questo punto viene da pensare, è sopra. C'è anche il Milan comunque, che... no, l'ordine alfabetico non conta niente, perché il Milan è prima, la M è prima della R, vabbè, sta a fare un problema mio. Allora, comunque, Bologna-Roma e... che cosa ho fatto? Bologna-Roma e Milan a 11 punti in classifica. Tutte e tre le squadre, diciamo, che sono appaiate al secondo posto. L'Inter per ora guida la classifica con 13 punti. Poi troviamo la Samp a 10 assieme a Genoa e Juventus. Seguono poi le altre. Sorprendentemente, direi, Fiorentina a 2 punti. Fiorentina in zona retrocessione, ma così come il Napoli. Quindi squadre che sono partite malino. Carpi che... sarà il nostro prossimo avversario, ha 3 punti, ma comunque rispetta quelle che sono le gerarchie iniziali. Direi che invece una squadra che non rispetta le gerarchie iniziali è il Bologna, che è partita veramente alla grande e sta sorprendendo. Spero che non ci darà molto filo da torcere. La partita, se non sbaglio, sarà proprio al Dall'Ara. Però vabbè, si parla di parecchio tempo. Direi intanto di andare a fare un altro allenamento e poi pensiamo al Carpi. Dopo il Carpi, tra l'altro, come sapevamo, avremo anche il Bayer Leverkusen, che tra l'altro aprirà a questo punto il prossimo episodio. Qui è un'offerta dalla Svezia che però andiamo a rifiutare, e perché comunque non è il momento giusto per cominciare ad allenare le nazionali. Allora, ha giocato la Juve e ha vinto, credo, o comunque sì, perché era 10 punti, quindi 13 punti per la Juventus, che comunque si sta riprendendo e quindi è al momento in testa assieme all'Inter, ma devono giocare un po' tutti, penso infatti abbia giocato solamente la squadra di Allegri. Dunque questa penso sia la squadra che affronterà il Carpi, con De Santis che è la novità maggiore, fa il suo esordio in questa stagione, nella realtà tra l'altro ha anche parato un rigore in questo match, quindi magari gli porterà fortuna. Poi per il resto in difesa c'è l'esordio assoluto per Emerson Palmieri, che avevamo visto comunque nel precampionato. Per il resto difesa titolare a eccezione di Rudiger, che come avevamo visto prima gioca al posto di Castan, che tra l'altro non è neanche in condizione. A centrocampo Thiam, che prende il posto di Nainggolan, Odegaard, Totti e Falk il tridente. Tridente completamente inedito, con il capitano che andrà a agire da seconda punta praticamente, con Odegaard alle spalle sue e di Falk, ma con appunto quest'ultimo leggermente più avanzato. Direi di andare a giocare dunque il posticipo della sesta giornata, e Roma contro Carpi. Praticamente la prima contro l'ultima, si potrebbe dire, ma sappiamo che nel calcio non bisogna mai sottovalutare nessun avversario. Detto questo, il campo, che era pesante già a Marassi contro la Samp, è più o meno nelle stesse condizioni anche stasera, perché diluvia a Roma. Roma al momento quarta in classifica, ma a pari punti con le seconde e soprattutto con una partita in meno sulla Juventus, che ha già giocato. E vuole girarla per Totti, il pallone non filtra, recupera comunque molto bene Thiam, che sta crescendo molto. Odegaard la gira per De Rossi, che ci mette il piede. Daniele lascia Pjanic, calcia Miralem col destro che termina a lato, prima palla gol del match. C'è larghissimo Emerson. Thiam
De Rossi, ecco il pallone per Emerson. Roma alla ricerca ancora dello spazio per segnare. Palla da fuori per Totti, che di testa da fuori area ha sfilato un gol leggermente bello. Ci ha messo comunque la manona Burkic in calcio d'angolo. Quindi possibilità per la Roma che comunque sta crescendo, sta trovando più spazi per il passare dei minuti. Palla verso Falche che cerca di rimetterla. Si accontenta di un secondo calcio d'angolo di fila. La battuta di Florenzi, pallone ad uscire verso Totti che serve Thiam! Roma in vantaggio col gol di Abdouaziz Thiam. È il secondo centro stagionale, il primo all'Olimpico. Che invenzione del capitano, ragazzi! Guardate sul cross di Florenzi. Totti potrebbe benissimo colpire di testa, invece il suo è un assist volontario per Thiam che mette giù con tutta calma e poi la gira in porta. Nulla da fare per Burkic, Roma 1, Carpi 0. Entra a fare il suo esordio in questo campionato Salih Uçan, che fa sedere in panchina Miralem Pjanic per il secondo tempo. Miralem che servirà assolutamente in Germania contro il Bayer Leverkusen. Quindi entra Uçan che ha bisogno comunque di mettere un po' di minuti nelle gambe visto che non aveva ancora giocato. Da Dzeko Borkic. Rinvio pericolosissimo, c'è Odegaard in zona. Odegaard ha rischiato tantissimo il Carpi anche per un rigore. Spalling in particolare che era andato in tackle su Odegaard che alla fine si accontenta dell'angolo, quindi Florenzi dalla bandierina. Il cross di Ale è verso Manolas, prende di lui Burkic. Poi a vuoto Emerson Palmieri, a vuoto anche Odegaard e riparte il Carpi. Attenzione, tu per tu di Mbakoku con De Santis, Roma scoperta. Mbakoku De Santis! Ancora Morgan De Santis che salva la Roma. Carpi che si divora, l'unica palla gol, ma una palla gol clamorosa per pareggiare. C'è vicino Iago Falche che cerca l'1-2 con Florenzi. Va dentro anche Uchan, servito Uchan all'esordio. Salì Uchan, l'ho chiamato. 2-0 per la Roma al 60esimo minuto. Il gol del turco che mette in cassaforte probabilmente la partita. È entrato all'intervallo dopo una grande azione. Si inserisce bene sull'assist di Florenzi, fulmina Burkic, quindi Roma 2, Carpi 0 quando siamo appunto al 60esimo minuto. Roma che vuole ripartire con Szczęsny che può far correre Pons. Attenzione a Pons che deve tenerla. Szczęsny è ripartito. Pons, vabbè, ormai la tiene. C'è anche Emerson, servito Palmieri dentro. Buona azione della Roma comunque con Pons. Va al centro Szczęsny, lo vede Pons che la mette, palla in bella. C'è però Burkic. La Roma batte il Carpi 2-0. Vittoria finalmente tranquilla, ma comunque contro una squadra contro la quale bisognava vincere in modo tranquillo. Roma che rispecchia le gerarchie della vigilia. A segno due centrocampisti. Nella prima frazione il gol di Abdouaziz Thiam che ha sbloccato la partita e quindi gol nettamente più importante. La ripresa a segno anche Uchan. Primo gol all'esordio per lui. Così come a Frosinone era andato in gol Thiam, l'Inter non ha giocato, sono curioso di vedere cosa succederà nella gara di San Siro nel big match tra Inter e Fiorentina. Anzi no, quale big match? In realtà non è un big match perché la Fiorentina è in zona salvezza, comunque. Anzi, in zona retrocessione. Devo rifare gli allenamenti prima, però, per curiosità, avanzo di un giorno. Siamo chiaramente anche arrivati alla partita contro il Leverkusen. Voglio un attimo vedere cosa è successo. Guardiamo un attimo la classifica. La Roma è prima barra seconda, fate voi. Comunque siamo a pari punti con l'Inter, che ha una differenza reti nettamente migliore, soprattutto per i gol fatti, perché ne ha presi quanto i noi, solo che ne ha fatti 13, noi 9. Bene così comunque, siamo praticamente già in testa alla classifica, e a pari punti con una squadra che anche nella realtà sta facendo molto bene. Quindi sono soddisfatto. L'episodio è comunque andato bene con due vittorie e un pareggio che ci sta, lontano dall'Olimpico, su un campo molto difficile. Come quello della Samp in zona retrocessione. Adesso c'è il Napoli. Come vi dicevo prima, la Fiorentina sta risalendo, quantomeno per differenza reti. Comunque siamo arrivati anche al termine di questo episodio. Io rifaccio un attimo gli allenamenti e poi. Ah, non posso perché tra l'altro oggi si gioca. Io vi saluto, non registrerò adesso l'episodio successivo perché non ho più voce. Probabilmente ve ne siete anche accorti. Comunque la classifica del girone recita Bayern Leverkusen e Barcellona 3, Roma e Club Brugge a 0. Sappiamo com'è andata la gara del Camp Nou, quindi è inutile commentarla. Sappiamo che però, ragionando a grandi squadra, dovremo assolutamente rifarci e provare già a battere su un campo tosto il Bayern. Ma ne parleremo nel prossimo episodio. Per il momento è tutto, vi invito a lasciare un like. Chiaramente se non lo siete già, iscrivetevi al canale, passate in descrizione per tutti i link. Noi ci becchiamo con i prossimi video, andate a vedere quelli vecchi, chiaramente se non l'avete fatto. Bella, raga. Brutto intervento su Totti, si scalda la partita. Totti manda a quel paese Cuadrado. Attenzione che arriva l'arbitro. Ed è rosso per Cuadrado. Juventus che rimane in 10.